o il migliore di voi viene a giocare con Rovigo l'anno prossimo. Già si sa chi è il migliore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi format particolare, così come l'apertura, perché non ci sarà la partita di campionato, ma per la prima volta nella storia di questo canale Fabio visionerà dei giocatori. Vuoi dirci qualcosa in più? Oggi sfideremo i nostri fan, diciamo i nostri ultras, che vengono a supportarci ogni partita e sono proprio alle nostre spalle che si stanno scaldando e giocheremo contro. Eh sì, poi andiamo a spiegarvi un pochettino tutto il discorso a 360 gradi, ovvero che il Rovigo vuole visionarvi in ottica prossima stagione per rinfoltire la propria rosa. E come? Attraverso delle partite di allenamento come quelle che svolgeremo quest'oggi. Oggi la ricerca relativa ai giocatori dall'annata 2003 in giù. Contattate la squadra del Rovigo su Instagram, Rovigo Calcio 5, e su WhatsApp al numero che vi abbiamo fatto vedere già la volta precedente. Ve lo rifacciamo apparire qui per chiarezza e per potervelo segnare. I primi a candidarsi a questa interessantissima iniziativa sono gli ultras, che vengono a sostenerci ogni settimana e vogliono conquistarsi la chance sul campo di poter far parte di questa squadra per il prossimo anno. Poi a fine partita andremo a vedere, a chiedere anche al mister, a te, secondo te dal campo quali di loro potrebbero far parte del vostro gruppo in ottica prossima stagione. E sei carico di essere anche in veste di, come dire, osservatore oltre che da calciatore in campo? Sì, sicuramente sono molto curioso di vederli, però sì, c'è da dire che sarò anche impegnato dal campo, quindi non so quanto sono impegnato nel mio impegno da osservatore, però butterò un occhio e vedrò chi potrà far parte del Rovigo. Secondo me, hai qualche aspettativa, Fabietto, per questo match? Secondo te qualche giocatore può far parte della tua squadra il prossimo anno? Tra l'altro ricordiamolo, i giocatori alle nostre spalle fanno parte già del Rovigo Calcio 11. Sì, possono fare il passaggio come l'ho fatto io, come tanti come me, quindi sì, è sempre interessante poi vedere come uno dal calcio 11 passa a calcio 5. Ovviamente ci sono sempre tante cose da migliorare all'inizio passando dal calcio 11 al calcio 5, però almeno per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che sono felice di aver fatto questo cambiamento e vedremo se farà piacere anche a qualcuno di loro. Ciao a tutti ragazzi, prima di lasciare il video vorrei mostrarvi cosa abbiamo utilizzato per realizzare questo filmato. Dunque sono qua per parlarvi delle incredibili funzionalità di Wondershare Filmora. Se sei un creatore di contenuti come me ti innamorerai di ciò che può fare Filmora per i tuoi video. Con il generatore di musica AI potrai avere la colonna sonora perfetta per ogni tuo video senza dover cercare lungo e largo su internet. Filmora infatti analizzerà automaticamente il tuo contenuto e genererà una musica di sottofondo adatta all'atmosfera della tua scena. Come se non bastasse, con la funzione rimozione vocale AI di Filmora potrai eliminare la voce da una traccia audio, e anche in questo caso al tuo posto farà tutto l'intelligenza artificiale, che rimuoverà le voci indesiderate, e potrete anche creare la base per i vostri karaoke personalizzati. Inoltre, con il generatore di miniature AI di Filmora possiamo realizzare automaticamente miniature accattivanti in pochi secondi, risparmiando tempo prezioso ma al contempo contraddistinguendo il nostro video dalla folla. Infine, ma non meno importante, abbiamo la funzione da testo a video con AI. Trasforma istantaneamente un tuo testo in un video coinvolgente. Ti basterà digitare il tuo messaggio, scegliere uno stile e lasciare che Filmora faccia il resto. Quindi, che tu sia un blogger, un content creator, un videomaker o semplicemente un appassionato, Filmora è tutto ciò di cui hai bisogno per creare video straordinari. Link in descrizione e nel primo commento. Il programma è presente su tutte le piattaforme: Windows, Mac, Android e iOS. E allora non perdere altro tempo, scarica subito Filmora gratuitamente e scopri la potenza del video con l'intelligenza artificiale oggi stesso. E appena iniziato il riscaldamento, il Rovigo corsetta la squadra avversaria invece di ignoranza pura, tiri da freddo, puzza il champagne. Benvenuti a tutti al palazzetto dello sport di Villa Dose per seguire assieme questa prima giornata di provini per il Rovigo in vista della prossima stagione, in vista della Serie C2. Il Villa Dos Angeles, la prima squadra da mettere alla prova, e mister Gonzato si schiera così con Francesco Di Moro in porta, difeso da Lino Loato, laterale destro Fabio Di Moro, a sinistra Danny Fabio come pivot, Raffaele Garofalo, dalla parte opposta invece c'è Saad El Hamdi in porta, difeso da Resini, laterale destro Molla, a sinistra Rida El Hamdi e come pivot Swati. È tutto pronto, si attende solamente il fischio a dare il consenso all'inizio di questa sfida. Curiosi di capire quale talento si cela nelle file del Villa Dos Angeles. E allora si parte! Resini all'indietro da Saad El Hamdi, da questi al proprio 2 che cerca la verticale sbagliata, capisce tutto Garofalo, attenzione, poi FDM che allarga il gioco per Alino Loato che torna dal proprio 9, che però sbaglia il passaggio indirizzato a Danny Fabio. Buona l'uscita dell'uno del Villa Dos Angeles, che ora va da Resini, da questi a Molla, si alza la pressione del Rovigo, resiste però il set avversario che sprinta via, vuole l'allungo, poi passa e la sfera giunge a Swati. Il suo sinistro però si perde a lato, riparte poi Garofalo dalla parte opposta, torna all'indietro da Loato. Dunque Fabio con 2B che prova il sinistro, Resini respinge, poi Rida El Hamdi in collaborazione col capitano del Villa Dos Angeles sventano la minaccia. In avanti l'1, sempre per il proprio 9, da questi a Molla che sfida sia FDM che Garofalo, attenzione al 7 che passa, poi il suo destro di poco a lato. Buono squillo qui ancora da parte del capitano del Villa Dos Angeles, buon avvio per lui. Loato
Francesco, sempre per Aligno. Poi se ne esce bene il Rovigo trovando Fabio Di Mauro che larga il gioco per Garofalo, che butta l'occhio al centro e cerca Danny Fabio che non si inserisce. Cenno d'intesa però tra i due. Molla. Prova ad avanzare, Resini si inserisce, lo vede il 7, attenzione al 4, il suo destro, l'ultimo tocco è proprio di Resini che si era inserito benissimo, però Francesco lo ha chiuso nella maniera migliore possibile. Scerruti dentro per Loato, FDM si sovrappone, lo vede il giocatore che di solito ha la 4, poi Fabio prova a tornare proprio da Ligno, allontana la retroguardia avversaria, riparte Ridal Hamdi che va da Suati il suo sinistro, Francesco Di Mauro ancora una volta gli sbarra la porta in faccia, molla, riceve da Resini, il 7 poi vuole il 9, aggredito da Mattia Calzavarini, giocatore in prova al Rovigo, attenzione Calzavarini vis-à-vis con Sadel Hamdi. Non sbaglia e porta avanti su al minuto numero 8 col suo primo centro con la nuova maglia. Disattenzione letale per il Villa Los Angeles che una volta perso il possesso con Suati lascia un buco enorme lì di dietro che prova a contenere Resini che arriva in ritardo. E dunque vediamo ora se ci sarà anche una reazione da parte della squadra di Andrea Molla e Federico Marchetti quando c'è il cambio. Fuori Fabio Di Mauro, dentro Alino Loato che ora è pronto a battere questo fallo laterale in collaborazione con l'autore del gol. Dunque è Sherrod che torna proprio da Ligno. Calzavarini si accentra, poi rischia con questo passaggio, molla, capisce tutto, poi Francesco Di Mauro rischia sulla pressione di Walid Ben Sharef che però arriva in ritardo per fortuna del Rovigo. Sherrod prova ad avanzare, aggredito, capisce tutto Resini che innesca Suati, attenzione 2v1, il 9 però vuole calciare nonostante ci fosse Ben Sharef tutto solo a destra. Fatto sta che si è messo in proprio, forse non è stata la scelta giusta. Molla, intanto calcia, Francesco Di Mauro ammortizza. Fabio va da Calzavarini, da questi a Sher che torna sempre più indietro affidando il possesso a Francesco Di Mauro che sbaglia il controllo, capisce tutto Sofian Liatim che riporta il Villa Los Angeles sul punteggio di parità. A colpire è proprio lui, il numero 16, su un'ingenuità clamorosa da parte di FDM 2.0, rivediamo il retropassaggio di Sher e non la controlla nella maniera più felice possibile, dopodiché si spalanca un'occasione macroscopica per il Villa Los Angeles che non può sbagliare, lo sa Sofian Liatim, è entrato da pochissimo, che riporta i suoi sul punteggio di 1-1 e si riparte proprio con Francesco Di Mauro che va da Sher, la sponda direzione Vertullo. Buono il lavoro del 7 per il 15 che però non inquadra lo specchio della porta. Fabio dentro per Calzavarini, Vertullo riporta subito avanti i suoi Gianluca Vertullo quando ha qualcosa da dire Saad El Hamdi. Ma in ogni caso il gol è convalidato, lamentava una spinta di troppo, spinta che non è stata ravvisata dal direttore di gara. Rivediamo Fabio per Calzavarini, l'autore del primo gol che gioca a direzione secondo palo, forse l'aveva quasi bloccata Saad El Hamdi, non in via del tutto definitiva, e ne approfitta così il 2002 che ha fatto un gran finale di stagione. Intanto Calzavarini vicino alla rete del 3-1, qui se la divora e ora Ben Sharef prova ad avanzare, capisce tutto Danny Fabio, da questi sempre a Mattia Calzavarini che cerca e trova Vertullo, il suo destro Sadel Hamdi ci mette una pezza. Buona comunque la partita anche del numero 1 fino ad ora. Intanto Sher prova a restituire la palla a Mariotto, il numero ancora una volta del 16, attenzione poi a Pavan che prova ad avanzare, Mariotto lo chiude, lo contiene, poi prova a portarsi a casa qualcosa, ce la fa con questa rimessa dal fondo che è pronto a battere Francesco Di Mauro, che va proprio da Vertullo, da queste a Calzavarini il suo destro, forse anche sporcato dal 3, Liatim Abdallah, però tutto buono per l'arbitro e si riparte con Liatim, ancora una volta lui, Francesco Di Mauro riacquisisce il possesso con una parata prima in bagger e poi rimette il pallone ma sbaglia tutto, capisce tutto Abdellah che va da Pavan, il suo destro, la parata di Francesco, poi da terra Pavan per Sofian Liatim, c'è nuovamente il gol del Villa Los Angeles, ancora una volta lui, giocatore che sicuramente sarà adocchiato dalla dirigenza del Rovigo. Ma rivediamo bene quello che è successo perché c'è stato il pallone direzionato Vertullo, Abdellah Liatim capisce tutto, dunque Pavan con il suo destro parato bene
in una prima istanza da Francesco e poi da terra il numero 8 riesce a giocare per il 16 che con una mezza rovesciata riesce a centrare lo specchio della porta e a bucare per la seconda volta nella sua giornata Francesco Di Mauro. E ora ritorniamo in campo perché c'è il fallo laterale del Villa Los Angeles col 3 che cerca il 2. Fabio Di Mauro riacquisisce il possesso, il 9 rientrato al posto di Gianluca Vertullo, autore della rete del momentaneo 2-1. Sempre FDM, spazi intasati, torna all'indietro per Ayrton Mariotto che carica il sinistro, Garofalo il palo, poi ancora Raffaele Garofalo, il tapin vincente. Questa volta l'assist glielo fa il palo sul suo tocco d'esterno destro. Non era riuscito a centrare lo specchio della porta, ci è riuscito in una seconda istanza. Bello comunque il tiro direzionato secondo palo da parte di Ayrton Mariotto. Anche sfortunatissimo qui il Villa Los Angeles che non appena è riuscito ad agguantare la partita, il pareggio è arrivato, il gol che li porta nuovamente sotto di una distanza. Seguiamo dunque Mariotto, molla, anticipo su Fabio, poi soffiandi a Team, sguscia via ancora una volta il 16, il suo destro, Francesco Di Mauro para, ma non è finita, ancora il destro del 16, ancora Francesco Di Mauro, ma vuole battere subito gli a Team Sofian che va dal 2 che non riesce a inquadrare lo specchio della porta e riparte FDM 2.0 che va da Sherwood, è tutto solo Raffaele Garofalo, lo va a pescare il 7 per il gol più facile del mondo. Adesso è più 2 per il Rovigo, doppietta per Raffaele Garofalo, il cenno d'intesa con CR7 e Sherwood, tutto troppo facile. Come dicevamo anche in precedenza, una squadra che si vede avere un background calcistico anziché calcettistico, soprattutto in fase difensiva lascia molto a desiderare la formazione di mister Federico Marchetti e Andrea Molla. In ogni caso i dirigenti del Rovigo avranno considerazione delle doti tecniche ancor più che tattiche. Garofalo, Luato, Mariotto torna sempre da Ligno che vede in avanti FDM, lo pesca bene, attenzione Di Mauro, il suo sinistro disinnescato da Saad El Hamdi, prova a ripartire ora il Villa Los Angeles, chiuso il 9 all'indietro dal proprio portiere che può far rifiatare un attimo i suoi. Mariotto da fallo laterale, così e così, Garofalo tiene viva la sfera, Loato, FDM è corto, capisce tutto Molla che ancora una volta ha l'energia per avanzare, dunque Suati che va dal proprio 16, che calcia, voleva la tripletta, tripletta che non è arrivata, riparte Francesco Di Mauro che poi va a pescare Raffaele Garofalo con un passaggio interessante, dunque Fabio Di Mauro che torna dal 10, che calcia, esterno della rete. Era andato vicino al gol, alla tripletta anche Garofalo e non c'è più tempo. Finisce così la prima frazione di gioco sul punteggio di 4-2. Ma nonostante il risultato ci sono elementi interessantissimi nel Villa Los Angeles. Dunque eccoci al termine dei primi 20 minuti di gioco. Quest'oggi due tempi da 20 e non da 30. C'è da dire che il Rovigo sta facendo quello che deve fare, 4-2. Ma il focus di questo match sicuramente è sugli avversari. Infatti ci sono tanti giocatori interessanti che stanno giocando veramente bene. Doppietta da parte del numero 16 Sofien. Vediamo quali giocatori desteranno l'interesse del DS, del Mi, e andiamo a scoprirlo con questo secondo tempo. E dunque eccoci nuovamente assieme al palazzetto dello sport di Villa Dose per seguire il secondo tempo di Rovigo Villa Los Angeles, per identificare quali possono essere profili interessanti per la prossima stagione e per la Serie C2. E allora seguiamo su Ati che va da Resini, dentro per il 2, molla ancora per il 9 che torna dal 7. Che trama di gioco escogitata ora dalla squadra ospite, che però non è riuscita a imbroccare bene l'ultimo passaggio. E allora Calzavarini dentro per Fabio con 2B, Vertullo si gira e va al sinistro, la palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Buono squillo anche di Giallo che sta facendo una gran partita quest'oggi. Ma adesso ride El Hamdi, il dialogo con Molla che poi si chiude col passaggio del 9 proprio per il 2, che non riesce con lo scavetto a inquadrare però lo specchio della porta. Fabio, Sherwood, ancora per Danny che avanza a tempo e spazio, calcia così Fabio che però non inquadra lo specchio della porta. Allora riparte sempre Rida El Hamdi che si accentra, rischia un po', poi riesce a trovare un ottimo passaggio dentro per Molla che sguscia via e va al destro. Pasello a dirgli di no, Molla subito dentro per Suati che si divora la rete che avrebbe potuto dimezzare le distanze. Adesso c'è il cambio dentro Fabio Di Mauro al posto di Calzavarini. Ancora il 9 che prova ad avanzare, chiuso, riparte Molla, attenzione al 7. Poi gli a Team, un po' di confusione, Resini sempre per Molla, si salva il Rovigo in qualche modo ma non è finita, ancora col 7, poi gli a Team, Sofian sul fondo ad un passo. Il Villa Los Angeles che è partito molto bene in questo secondo tempo. Fabio Di Mauro, Mariotto, verticale per Garofalo, si propone FDM, lo vede Raffa, Fabio Di Mauro porta le distanze a più 3. Trova il gol anche lui, non l'aveva trovato nella prima frazione di gioco del primo tempo caratterizzato da 20 minuti. Lo ha trovato quasi subito, dopo 8
minuti del secondo tempo, più nello specifico. Bella la palla di Mariotto per Raffa, che fa un lavoro di sponda perfetto per Fabio Di Mauro, che realizza così la sua prima rete di giornata. Vediamo se ce ne saranno altre e soprattutto se il Villa Dos Angeles riuscirà ad accorciare le distanze con Sofyan Liatim, che mette la palla al centro, allontana FDM prima dell'arrivo di Ben Sharef. Poi Luato dentro per FDM, che torna da Ligno, il suo sinistro para ancora una volta il portiere in camisetta gialla. Molla, si prende qualche licenza di troppo, ma se la cava, poi rischia FDM, se la riprende. Tanta confusione ora. Abdallah prova ad avanzare, chiuso da Mariotto. Garofalo ripulisce, direzione FDM, che sbaglia lo stop. Molla, lo tunnella così, ma poi se la riprende Garofalo. Forse un fallo su Sofyan Liatim, non secondo il direttore di gara. Allora riparte Mariotto, ma tutti gli spazi sono chiusi. Allora Garofalo prova a inventare, ma ancora una volta molla. Davvero onnipotente nel Villa Dos Angeles quest'oggi. Poi però si trascina la palla in fallo laterale. Sarà dunque rimessa per Mariotto, che va da Pasello. FDM gioca corto per Loato, che riesce ad arrivare comunque sul pallone. Ancora Ligno, che duella con Sofyan. Poi gioca a sinistra per Mariotto, che larga direzione FDM, che gioca al centro, dove c'è l'autorete di Walid Ben Sharef, involontario ovviamente. Comunque la palla è stata messa lì dove va messa, sicuramente un errore di posizionamento in questo caso per il numero 10, che sta troppo chiuso col corpo. La palla messa lì, pizzicata proprio dalla punta dello scarpino destro di Walid, che è una sentenza ai fini del risultato, 6-2. Vediamo se riuscirà ad avere una reazione la squadra di Marchetti, mentre Sher ci prova, allontana Resini, poi il 2, ancora il 4, transizione in avanti, va da Suati, chiuso da Fabio Di Mauro, che ora può colpire dalla parte opposta in 2v1, ancora FDM dentro per Sher, CR7 Sherrood, colpisce al minuto numero 34 con il gol che vale il 7-2, lezione severissima per la squadra di Mister Marchetti. Sicuramente non è il risultato importante ai fini dell'iniziativa del Rovigo, ovvero quella di intravedere nuovi talenti, però sicuramente è un qualcosa che può demoralizzare i ragazzi di Federico Marchetti, che non devono abbattersi e mantenere la prestazione sui livelli che abbiamo visto ad inizio partita. Intanto Danny Fabio riacquisisce il possesso, poi arriva proprio Suati, FDM ancora una volta meglio del 9 avversario, che poi va da Fabio con 2B, che non riesce a trovare sul secondo palo un compagno. C'è stato il dissing ad inizio partita tra FDM e Suati. Opinione personale, per me fino ad ora sta facendo meglio il 9 del Villa Dos Angeles. Ma seguiamo Sherrood, che mette a sedere il portiere, poi suola lì dietro per Fabio Di Mauro, che mi ascolta e mette a segno la rete, che porta il passivo sul più 6, 8-2. Quando manca ormai pochissimo al termine di questa sfida, bravo Sher a suolare col terzo occhio a vedere la sovrapposizione di Fabio Di Mauro, che riesce a centrare la porta nonostante la posizione defilata e nonostante i tanti uomini che stavano sopra giungendo per impedire la rete che valsa per l'appunto l'8-2. E vediamo se almeno riuscirà a trovare un gol in questo secondo tempo il Villa Dos Angeles, proprio con Suati, lo scavetto. La palla però si perde a lato, nulla da fare. Ancora una volta per il 9, quando riparte ancora il 16, che va proprio da Suati, il suo sinistro disinnescato da Pasello in due tempi e con l'aiuto di Danny Fabio. Calzavarini dentro per Fabio con 2B, Vertullo, duella in mezzo a 2, poi in mezzo al 3, alla meglio di fisico proprio Giallu, che poi va al destro, ipnotizzato però da Saad El Hamdi. Sofyan Liatim viene incontro il 9, lo accontenta il 16. Dunque molla, i numeri su Sher, ancora il 7 che riesce a ottenere spazio per passare. Poi il capitano del Villa Dos Angeles va da Sofyan Liatim, che serve per Suati. Pasello gli sbarra la porta in faccia e gli nega la gioia del terzo gol per i suoi. Entra ora Francesco Di Mauro al posto di Men Sherrood, attenzione in discrezione tattica, mentre ci ha provato Vertullo, ipnotizzato ancora dall'uno in camisetta gialla, e ancora una volta Saad El Hamdi sulla soluzione di Fabio con 2B. Vertullo, Resini gli ruba la sfera, dunque ancora il 16 che sguscia via su Francesco Di Mauro e poi ci prova, voleva la tripletta Liatim Sofyan, tripletta che non è arrivata. Intanto Francesco Di Mauro ci prova di testa sull'assist di Pasello, non trova però la porta. Ancora Pise dentro per FDM 2.0, che perde il possesso, dunque molla dentro per Sofyan Liatim, che trova il gol dell'8-3 e trova anche la tripletta, si porterà a casa il pallone.
il giocatore con la 16 che ha fatto una prestazione super assieme al proprio capitano sicuramente desterà interesse nel Rovigo. Rivediamo comunque la sterzata verso l'interno a trovare lo spazio necessario per far partire una conclusione tanto angolata quanto imprendibile per il numero 1 del Rovigo, che ha disputato una grandissima stagione ed è game over. Finisce così 8-3 in favore dei ragazzi di Mister Gonzato, ma tralasciando il risultato irrilevante ai fini dell'iniziativa sicuramente saranno tanti gli spunti di riflessione e i giocatori da annotare per la dirigenza ex Merengues in vista della prossima stagione, in vista del campionato di Serie C2. Noi ora però andiamo alle interviste finali. Allora ragazzi, per un giorno da tifosi a giocatori, come è stato sfidare il Rovigo? Ricordiamo Villa Dos Angeles, quali erano le vostre aspettative? Vi sareste aspettati di fare qualcosina in più, qualcosina in meno? Come è stato giocare contro il team di Fabio e tutti quanti? È stato un onore giocare insieme a Fabio, lo ammiro molto perché è un bravo giocatore, vedo come si muove in campo, Messi vedo. Mi dicono che lei è il mister però. Messi no, non vede. Una panchina traballante la sua però, mister. Visto. Oggi ci abbiamo provato, non sapevamo stare in campo, loro erano molto più tecnici e tutto. Avevamo bevuto troppo il giorno prima. Dai ragazzi, ci sta. Eccoci col bomber di giornata, Sofyan Liatim. 3 gol per te, hai spurgato il Rovigo, verrai a giocare qui l'anno prossimo. Dicono che ti vogliono. Io sono molto felice. Non mi aspettavo di fare tripletta, però neanche un 8-2 me l'aspettavo. E invece io vorrei adesso passare la palla al balzo a uno degli uomini più criticati della squadra avversaria, il portiere. 8 gol per te. Dalla tribuna dicevano: bisogna cambiarlo. Cos'è che non ha funzionato quest'oggi? Sinceramente non è il portiere, perché il portiere ha fatto tante belle parate. Potrei dire qualcosa sulla squadra, però si poteva fare qualcosa in più. Il capitano. È il capitano della squadra. E invece un altro dei giocatori più importanti per la squadra avversaria, Rinaldo Molla. C'erano voci di mercato anche per quanto riguarda te. È stata una partita molto combattuta all'inizio, non me l'aspettavo così, pensavo meglio. Il prossimo anno sarà meglio, diciamo, speriamo, ecco. Bisogna cambiare il discorso motivazionale a questi ragazzi. Mi sa di sì, mi sa che meno feste, ecco, più allenamenti. Il tunnel fatto a Fabio Di Mauro è la cosa più importante di oggi, da copertina. Da quindi... copertina. Invece abbiamo il capoltra meglio fuori che dentro al campo, possiamo dirlo. Mi sa proprio di sì. Oggi ho fatto capultra dalla panchina del Villa Dos Angeles. Forza Villa Dos Angeles! E allora, dopo aver sentito i giocatori del Villa Dos Angeles, andiamo a sentire anche il DS Mattia Scolozzi e il vicepresidente e vice allenatore Simone Rossini. Quale dei giocatori della squadra avversaria vi ha impressionato di più il loro Rovigo e in vena di fare acquisti dagli avversari? Allora, ho visto tanto entusiasmo, tanta tecnica, ok? Al volo il numero 7 mi è piaciuto tanto, non so DS cosa ne pensi, il numero 16 mi sembra che abbia fatto i gol anche. Ho visto tanta voglia di spaccare il mondo, fammi dire questo termine, ma nel senso buono, nel senso educato del termine, ecco. Allora, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Simone. Ne aggiungerei oltre al 7 al 16 anche il 4, che mi è sembrato un buon giocatore, ma mi sono sembrati tutti tecnicamente validi, di gran corsa, ovviamente senza nozioni tattiche, ma con grande voglia di strafare, ecco. Dunque ragazzi, se volete suscitare anche voi l'interesse del Rovigo, non dovete fare null'altro se non contattarli sulla pagina Facebook, sul profilo WhatsApp e anche la pagina Instagram. E anche la pagina Instagram. Ormai abbiamo parecchio centinaia di follower, quindi comunque abbiamo un seguito. Per andare a definire un'annata, diciamo dai 2003 in giù. Sì, esatto, esattamente, perfetto. 2003-2006 direi in questo momento, possiamo coprire tranquillamente anche da domani. E per concludere, eccoci con Fabio Di Mauro. Oggi non stiamo a fare la disamina della partita, però volevo chiederti quale dei giocatori avversari ti ha suscitato più interesse. Confermi quello che hanno detto il direttore sportivo e il vicepresidente, o comunque c'è stato anche qualcun altro che secondo te potrebbe giocare con te? Sì, concordo con le parole dette prima da Mister DS, anch'io ho avuto le stesse impressioni e sì, alla fine ci siamo divertiti, l'importante era osservare qualche giocatore e l'abbiamo fatto. E niente, speriamo anche che ci saranno altre occasioni di questo tipo per osservare anche chi di voi verrà a giocare qua a Rovigo. Prima siamo andati a sentire i ragazzi, critiche per quanto ti riguarda, tunnel, come rispondi alle offese e alle polemiche? Vabbè dai, non mi hanno criticato, un po' in tunnel ci può stare, poi non mi sono apposta andato in avanti con il tunnel, quindi... Io ho sentito mettilo su YouTube questo. Va bene dai, mettiamolo, mettiamo anche gol. Un Fabio palesemente innervosito, lo possiamo dire. Noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao ragazzi!